so, forse si può provare anche bug perché Misstep ti dà la possibilità di proteggere i tuoi pezzi ed è una cosa un po' tutta nuova, no? Quindi magari anche il caro vecchio Goif assieme al caro vecchio Murktide, che sta diventando caro e vecchio, possono dire la loro. Non sono sicurissimo, però secondo me se può fare. Magari si scopre che abbiamo un nuovo mazzo da poter giocare. La teoria è che dove prima dovevamo metterci il vantaggio carte, quindi fare iteration, adesso invece possiamo direttamente difendere i pezzi. Cioè le partite che prima facevamo contro controllo, contro tutti quei mazzi che avevano tante rimozioni, quindi ci costringevano a dover fare continuamente pezzo, 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 pezzo per riuscire ad andare sopra alle loro risorse, adesso invece possiamo combatterle con degli uno per uno. In teoria non dovrebbe essere troppo male. Questa mano fa un po' schifo, però possiamo ragionarci. Abbiamo DK, ci manca il pitch di Force che online è sempre un po' preoccupante. Perché a tutti piace scombare, ma mano abbastanza solida. Si poteva anche provare con gli Stifle. Stesso a Pond può voler dire un sacco di cose, nessuna delle cose che può voler dire è positiva per questa mano, quindi. A parte che forse solo il mirror era positivo, avendo subito Goif. Però vabbè, vediamo, dai, con una carta blu la mano migliora molto. L'importante è non pescare l'anda. Quindi possiamo anche pensare di fetchare ora, tanto siamo già abbastanza sicuri di quello che vogliamo fare. Prendiamo il mare, perché se tiriamo Tura ci possiamo farlo. Che altra force. E quindi andiamo di Tarmo. Lui ha fatto Ponder, quindi è un 2-3, non morirà da Bolt, il che è già positivo. E adesso si spera di non dover più fare niente per un po'. La nostra miglior pescata è probabilmente una Brainstorm, che ci dà la possibilità di scambiare quel Delta che non so se vogliamo con qualcos'altro. Questa è un ottimo messaggio per noi. E allora no. Scusate. Non andrebbe fatto ora. Però se lo faremo in seconda principale, perché se lui decide per errore di fare borrower o qualcosa del genere, noi possiamo poi ricastare Goif. Mentre farlo in hand poteva portare una giocata a tempo, dove lui rimbalza Goif e noi non abbiamo il pezzo il giro dopo. Buongiorno a tutti. Penso sia Shoentel comunque. Carta blu, grazie. Ma ottima. Non faccio nemmeno la landa, perché vorrei scambiare tutta la mia brainstorm completa. Quindi mi do la possibilità di mettere giù queste due e di fare un replacement generale della mia mano. Avrei anche potuto farla adesso per fare un danno in più, però credo sia più importante tenersi tutto. Adesso su altra carta blu possiamo fare brainstorm. E questa brainstorm verosimilmente cerca Turach, che abbiamo trovato un sacco di roba. Tutte e quattro le nostre force, possiamo sicuramente mettere giù una force. Facciamo la nostra landa e qui siamo coperti più o meno da tutto. Insomma, vabbè, la mano si è trasformata molto bene, siamo stati molto fortunati.
Allora, lui fa intuition. Noi qui abbiamo tre force e tre pitch, non penso che le useremo tutte, quindi secondo me ci sta anche di fare questo daze. Più che altro perché se lui mette una land al giro dopo e noi siamo costretti a pensare che lui ce l'abbia perché non ha mai saltato un land drop, quel daze diventa solo un pitch. Io mi rifiuto anche di credere che con doppia forza vado a perdere, quindi ma io direi che possiamo anche quasi forzare su misstep e tenere tutte le force che abbiamo. Noi in cima abbiamo force, quindi ce la teniamo. Spero di aver fatto le cose correttamente, ok. La landa la terremo in mano per lo stesso discorso di prima, tanto non ci interessa avere quel mana sotto nessuna forma. Ok, beh, se passa è uno spettacolo. Ottimo. Facciamo doppio nero, così siamo pronti per Turac. Non è arrivato. Teniamo tutto in mano ed entriamo nel nostro ultimo turno di race con doppia force, dovrebbe essere ampiamente sufficiente. Lui è costretto a provarci. Ma sì, va bene. Si poteva anche pensare di forzare questo in realtà. E sono io che sono un po' troppo pussy, probabilmente. Slando positivo. Però siamo talmente avanti che non penso ci siano cose che ci permetteranno di perdere. In questo slando oltretutto ci siamo anche aperti la possibilità di essere gli unici con Force of Will, perché se lui non dovesse trovare landa e fosse costretto a fetchare va a 1 e quindi muore. Va bene, era una mano molto mediocre contro di lui che si è rivelata una buona mano. E ora qua dovremmo essere molto forti noi. Diventiamo proprio super aggressivi, giochiamo con tutti i nostri scarti, tutte le nostre force, insomma, il gameplay è molto molto facile di queste partite. Si tratta solo di aprire una buona mano, tante mani sono buone contro di lui. Questa doppia vasta non è detto che sia un elemento positivo, avessimo avuto una brainstorm avremmo potuto considerare di tenerla con molta più facilità perché lui comunque conosce contro cosa sta giocando, quindi quando avremo la possibilità di vastare, probabilmente sarà anche lo stesso turno in cui saremo costretti a forzare tutto. Abbiamo tanti scarti nel mazzo, quindi secondo me, essendo on the draw, un mulligan ce lo possiamo anche regalare. E questa mano ovviamente è molto meglio. Non abbiamo fretta, abbiamo molti modi di controllare il gioco. Questa sua giocata è una riprova del ragionamento fatto in precedenza. Se noi avessimo tenuto la mano di prima saremmo stati costretti a fare terra feccio, sicuramente mare per aprirci il Turac e passare. Grande Jack, grazie mille. Cazzo, è veramente una vita, 26 mesi è veramente tanto. Questa brainstorm ci apre un sacco di scenari interessanti, soprattutto per due motivi principali. Il primo, se lui adesso dovesse fare landa doppia, show and tell, noi possiamo fare force su daze o forse direttamente su brainstorm. E
E puoi fare misstep. Noi siamo un po' costretti a tenerle perché lui avrà messo veramente 1 chilo di reb. Quindi noi con queste misstep dobbiamo andare a prendere le nostre force. Non credo che ci andrà dentro questo turno e quindi Brainstorm ora ci permette di fare un'altra cosa, che è quella di selezionare un po' le nostre pescate. Quello che noi vorremmo adesso è verosimilmente uno scarto, perché ci darebbe un po' di informazioni e mi dà la possibilità di capire quando posso tapparmi out per Goyf. Diciamo abbiamo trovato Turach. Forse avrei preferito avere Toxase, perché mi lasciava un mana open per il suo Daze sulla mia misstep. Però va bene comunque. Si tratta solo di fare proprio qualità. Quindi allora lui qui ha forzato. Io credo si possa forzare anche noi. Ci stiamo committando molto, però se lui forza non mi dispiace. E a questo punto dentro tutto, no? C'è la concreta possibilità di lasciarlo senza carte in mano. Noi stiamo salvando una force. Ok. Così il giro dopo su carta blu possiamo tapparci tranquillamente, anche non su carta blu in realtà, cioè siamo costretti a farlo perché ci siamo costruiti questo turno apposta. Abbiamo sbriciolato molte delle nostre risorse per arrivare qua. Carta blu sarebbe perfetta. Ottimo. Questa è una delle migliori perché ci dà la possibilità anche di prendere degli sneak attack senza usare la nostra force. O comunque di risolvere di backup degli sneak attack che riescono ad entrare sul campo di battaglia. E ora è semplicemente non fare più nulla e fare un po' di card selection. Non abbiamo molte carte che non vanno bene in questo spot per come abbiamo costruito la partita. Quasi tutto il nostro mazzo è ok. Giocando soprattutto con 18 lande, abbiamo veramente poche pescate morte. Ne abbiamo già viste 6, quindi 12 left nel mazzo. Abbiamo un clock, abbiamo una force. È vero che non è il clock più rapido del mondo, perché 3 danni non sono tanti. Purtroppo gli abbiamo scartato Emrakul, che ha rimescolato tutto, altrimenti sarebbe stato un po' più interessante, sarebbe stato almeno un 4. Però sarà doppia. Mettere questo Goyf ci mangia un turno di race. Ecco, questo è un concetto secondo me fondamentale. È molto basic come concetto in realtà. Cioè, non è nulla di strano che non potete vedere anche voi. Però è una cosa alla quale secondo me si presta poca attenzione in generale. E io vi consiglio di, soprattutto chi vuole giocare Delver, di prestarci molta attenzione perché fa tanta differenza fra un giocatore vincente e un giocatore perdente. Tutti pensano che siano le giocate tecniche, che siano le giocate quelle un po' speciali, no? Con un sacco di effetti pirotecnici a vincere le partite, il Jedi Mind Trick piuttosto che quella lettura impossibile della mano dell'avversario, giocare attorno a quella carta che non dovresti fare. Ma in realtà la maggior parte delle partite le si vince proprio per questo motivo, perché si conta banalmente quanti danni si hanno. Quel Goyf ci toglieva un turno di race e quindi era importante farlo. Fosse stato un Murtide al posto di Goyf avremmo comunque dovuto farlo perché toglieva una carta al nostro avversario. Questo fatto di ridurre la race di un turno
non va vista come la partita finisce un turno prima, cioè sì, va vista così, però la cosa che deve subito farci triggerare nella testa è il nostro avversario pescherà carte in meno e avrà meno mana da spendere prima della fine del nostro incontro. Quindi noi facciamo i nostri conti, banalmente sappiamo che lui ha 3 mana, gli stiamo dando un turno in meno, ne avrebbe avuti 4, quindi 3x4 12, di 12 mana gliene stiamo dando 9 e di 4 carte pescate gliene stiamo dando 3. Quindi se io penso che questa carta giocata mi permette di togliere una carta al mio avversario e togliergli 3 mana, improvvisamente diventa un po' più ward e quindi ha senso farlo. Anche se fosse stato un Murktide probabilmente. Con Goyfield il discorso era facile perché essendo verde non era pitch di force e quindi era una carta proprio inutile, cioè o fa quello o fa quello. Ma anche con Murktide che poteva avere un po' più di... Adesso ve lo metto. Poteva creare un po' più di dubbi perché era il pitch di force e ci permetteva di avere dietro anche idro. Probabilmente andava fatto. Il trucco è farsi la domanda giusta. Molte volte siamo in dubbio perché la domanda che ci stiamo ponendo non è la domanda corretta. E quando la domanda non è corretta, la risposta diventa molto molto difficile. Ma se noi siamo bravi e ci facciamo la domanda giusta, allora improvvisamente anche la risposta diventa facile. Qui poi ci è andata bene, lui non ha mai fatto niente, quindi abbiamo avuto modo di fare tutte le nostre cose. Però credo che possa avere del non detto, come mazzo. Se attendiamo il nostro secondo opponent. Non sono proprio sicurissimo della side. Cioè, forse al posto di quell'Urkill ci poteva stare Seed of Innocence. Forse non serve quella Fawn perché abbiamo già un sacco di scarti. Forse Turacion è così necessario. Forse, cioè, ci sono un po' di sì, di se e di ma in realtà. La cosa che mi preoccupa un po' più di tutte è che non abbiamo un side in chiaro contro Delver nel mirror perché vorremmo togliere le 4 force e mettere 2 Beb e poi probabilmente siamo costretti a mettere i plug. Anche se si può rivalutare pure l'idea di giocare con le force of will. Qui mano molto molto simile alla prima che abbiamo avuto. Veramente molto simile. Io sono quasi dell'idea di tenerla, non è una bella mano. Si poteva maligare in tanti modi. Ok. Io qui ho una voglia incredibile di fare Wasteland, perché mi sento già sotto. Però sono anche abbastanza sicuro che posso fare cose così. Queste 4 vite potrebbero essere molto pesanti. Sì. Se poi lui adesso dovesse fare pezzo, noi facciamo misstep, lui può fare daze. Noi abbiamo slando e al costo di un tutti uno per uno dovremmo aver ripreso la nostra iniziativa nella partita. Ok, se lui non fa pezzo ancora meglio. Così possiamo fare slando, lo allontaniamo da iteration. Anche queste sono le due strategie, da una parte misstep e dall'altra iteration, credo. A meno che lui non giochi entrambe. Però a quel punto noi possiamo fare affidamento sul fatto che avendo Goyf abbiamo molto body in più da poter sfruttare. Qui la vera domanda è facciamo misstep o no sul cantrip? Su questo sicuramente.
Ma grazie. Grazie mille di tutto questo supporto costante mentre io faccio e dico cose a caso. Piovasta, speriamo anche che lo metta un po' in croce, onestamente. Non è scontato che abbia la terza terra. Lui non ha Daze, io penso che lui non abbia la landa, voglio giocare un po' aggressivo. Premiati. Facciamo una brainstorm. Difficile hittare la terza vasta, ma noi siamo bravissimi e quindi la hittiamo. E questo potrebbe decretare la fine della partita. Abbiamo fatto una giocata molto rischiosa, cioè molto rischiosa, una giocata che una volta sarebbe stata veramente veramente hardcore, cioè quello di mettere un counter su una sua brainstorm. Sarebbe stata una giocata abbastanza difficile, soprattutto negli ultimi anni in cui tutti questi mazzi non potevano giocare carte come Pierce. Però qui diventa un po' più naturale. Questo Daze non è male, quindi probabilmente faremo Borrower. Giusto perché vogliamo un clock, vogliamo diminuire le sue pescate, vogliamo dargli un po' di pressione, vogliamo creare delle situazioni. E questo mi sembra che crei un sacco di situazioni. Va bene, e ora come prima. Stesso concetto della partita di prima. Penso che lui possa concedere se qua non ha trovato l'anda. Siamo stati fortunati perché comunque abbiamo visto tre vaste che non sono scontate per niente. Siamo stati ripagati del keep un po' aggressivo che è andato nella direzione corretta anche senza volerlo. Io non sono sicuro che questa sia la sideata giusta, però la side non ritorna nemmeno troppo. Ma c'è stato montato un po' velocemente per riuscire a fare la live. Quindi la side da rivedere. È anche una side molto improntata sull'online, eh. Io vi ricordo anche questo, che magari non vedete, cioè non vi dico spesso, però. Questo soprattutto per chi non è troppo esperto di Magic Online. Quando voi vedete un mazzo giocato in una lega e fare molto bene in una lega, non è detto che sia un mazzo super performante, perché il meta delle leghe è leggermente diverso dal meta delle challenge, dei mocks, dei qualifier, insomma, degli eventi un po' più seri che costano un po' di più a livello di buy-in. È un meta un po' più aggressivo, è un meta dove il mazzo che impiega meno tempo per finire la lega ha dei props nella testa di chi gioca e quindi è una cosa che va tenuta in considerazione. Quindi tutti i mazzi che voi vedete giocare nelle leghe non sono mazzi solitamente, tranne pochi, vedi combo, vedi iniziativa, insomma, cose che hanno un game plan molto straightforward. A parte quelli, tutti gli altri mazzi hanno secondo me bisogno di qualche rifinitura per essere poi traslitterati all'interno di un meta normale. Ok. E io vorrei fare Ponder qua, però ho paura di prendermi la sua vasta e di fare lo stesso gioco di prima. Quindi probabilmente rinuncio a questo Ponder che non so quando riuscirò a fare, onestamente.
in favore di un goal il giro dopo. Siamo stati ripagati da questa nostra premura. Prendiamo 1-1, tanto credo che toglierà il verde. Invece non scegli la strada adesso, non cambia niente, cioè. Non la vedo una grande finezza, però. Vabbè. Dentro Goif, questo Goif non può sopravvivere. Ah, bene, però che deve fare questa brainstorm. Questo è un segnale molto interessante, eh? È una brainstorm pericolosa, ma è una brainstorm che non è tirata in un momento ottimale, secondo me. In generale il suo non è stato un turno ottimale, ecco. Ottimo. Ora lui può scegliere di devastarci, questo sicuramente. Però dal momento che non ha Daze, quella vasta prende un'altra funzione, che è quella di farlo uscire dal nostro Daze. Questo è un altro concetto base-base di Delver, soprattutto di questi Delver un po' più contemporanei, che passa alle volte un po' in sordina. E invece fa molta differenza. Nemesi è grosso. Nemesi è veramente grosso. Allora, noi qua... Vabbè, noi qua altro Goif. E poi dobbiamo, secondo me, sforzarci di fare questo Ponder. Trovare esattamente questo. Misstep probabilmente ultima. Non ha senso attaccare. Stiamo pescando abbastanza bene. Questa probabilmente la perderemo, eh? Perché lui fa 6 adesso, 6 dopo. Ok, qua non mi è piaciuto. Perché ha molta più raise di me, si è spaventato di qualcosa che non ha troppo senso. Più vasta ci ammazza. Doppia vasta ci uccide. Una vasta ci potevamo anche stare. Due no. Due siamo costretti a fare brainstorm ora. Lui ha reb, tranquillissima. E noi siamo morti. Possiamo fare daze, ma non andiamo troppo lontano. Questi sono solo dei tre. Quindi... gliene facciamo 3 ora, 6 dopo, gliene facciamo 9, lui va a 10 e siamo morti così. Però la nostra sedata è tutto sommato corretta, quindi... Ma ciao! Benvenuti amici. Nel regno dei mazzi vecchi. Ora partiamo noi, il che è molto positivo. L'oltretutto ho fatto Nemesi, che è uno dei pezzi più complicati per noi da gestire. Meno male abbiamo messo i plug, ma non è detto che si arrivi comunque alla fine di tutto questo, eh. Partire aiuta molto.
Noi usiamo un mazzo un pelo più pesante, con una curva un po' più alta, con meno starter, con più necessità di incastrare cose, per cui avere la prima landa ci dà molta solidità. Questa mano è super aggressiva, però secondo me ci può anche stare. Perché se dovessi tirare un'altra fetch, è vero che non riesco a fare Goyf, ma... O posso decidere di fare Goyf e poi fare Turach, ma credo che farò Turach. In generale qua lui vince solo di Vasta, che non è una giocata che posso ritenere corretta sotto nessun punto di vista. E quindi... Cioè, credo che il modo migliore per non farsi slandare sia fare Delver. Se facessi Ponder, a parte che non ho messo il pezzo, beh, chiaramente. Allora, non così male, già dopo facciamo un Goyf. Flippiamo di misstep. No, vabbè, non lo flippo perché sono handicappato. Diciotto lande criminali, 18 lande è proprio il mio flat. Oltre 18 non vado. No, ci stava anche la 19esima. Ci stava anche la 19esima. E infatti. Allora, io monto i mazzi in questo modo. Non lo monto mai su Magic Online o guardandomi attorno, è una cosa che faccio tutto nella mente. Quindi conto gli slot, tanto soprattutto se monto Delver sono sempre quelli. E non lo scrivo mai da nessuna parte, no? E nella lista originale c'erano 19 lande. Nella lista originale ieri notte c'erano 19 lande. Poi mi sono svegliato tardi, una cosa o quell'altra, ho aperto il mazzo, era già così, ho detto, ah, fanculo. Sono scordato. Sì, 19 lande, ci voleva il Bayou banalmente. Un drago in meno, una terra in più, una misstep in meno. Carretto che fa il dispetto. Piace l'idea di counterarlo, no? E io ho anche una fetch, insomma, quello che preferiamo. Piacere di counterarlo perché ora sono 7 danni, che non sono proprio pochi. Avrei dovuto fare prima Ponder. Perché mi avrebbe dato la possibilità di mettere fetch. O di trovare Vasta, sono un po' di giocate me le dava. Lui se anche fa drago non è così grosso. Noi questo non lo vogliamo vedere. Non vogliamo vedere più niente in realtà, cioè. Devi morire fra atroci sofferenze. Sì, ottimo, così non mi fai drago. E non mi fai bolt su Delver. L'errore di prima di aver fatto landa ci è costato infinito. E scarta sto drago. E buttalo. Pure.
Avessi messo fetch, non avessi pescato questa landa. Non lo so neanch'io in realtà. Per non andare a uno. Ora io potrei anche attaccare con tutti e due lui Trada, io rimango solo con Goifio, gli porto via sto pezzo e poi il giro dopo ne parliamo, no? Beh. Questo è proprio arabo, cioè adesso non ho capito perché. Ora non ho proprio capito niente. Cioè, se prima potevo avere il dubbio che lui volesse fare questo per togliermi una counter, no? Perché poi divento letale io se lui, se pezzo entra nel cimitero. E quindi volesse togliermi una counter, poi parare per fare drago. E drago spompa Goyf, cioè. No, tutto questo giro infinito ci potevo stare, fin lì ci potevo stare. Così non parando proprio non lo so. Sì, posso provare a vederla così. Ci stiamo impegnando noi per lui, però penso. Ma poi mettendo in cima forse off wheel. Tutto stupendo. Più che altro, ora sei morto da qualsiasi removal. Perché Drago per bug è un bel problema da risolvere, non ho le Pyro. Ma risolvere Channel era una cosa molto facile. Quindi, essendo poi tu andato a due, qualsiasi pezzo crea dei. Ma poi ha messo in cima forza, cioè. Non capisco. Allora, se attacco con tutti e due cosa succede? Para così, poi rimaniamo Goif contro questo. Lui in cima Force. Forse mi conviene non attaccare questo turno, perché se poi pesco una rimozione ho vinto la partita. Una qualsiasi. Se invece io ora attacco, non posso più pescare rimozione. Cioè, devo pescare per forza Snuff Out. Oppure posso pescare una landa. Qui forse la migliore è Vasta. Pesca lui. Vasta si fa ingolosire. Questa è tosta. Mi ha paura che trovi un altro drago. Sì, non è detto che sia morto, eh. Perché può trovare rimozione sul mio Delver. Cioè, io non lo darei proprio per finito. Chiaro, non l'avrei fatta pre-combat perché comunque un minimo, secondo me, deve rispettare la mia mano. Però ha tante tante giocate forti, è qua. Tutte le rimozioni su Delver, quindi Bolt, Pyro, eccetera, eccetera. Un altro drago, forse ancora peggio. Un'altra Borrower se la gioca. Se per errore gioca Submerge, non parliamone neanche.
Però ci sto mettendo una vita. Ma già il fatto che lui abbia scelto di mettere un top con Santuario Force mi fa pensare un sacco. Ma io tenevo di che una carta ok. Abbiamo avuto una finestra di... Questo è un ponder abbastanza brutto che penso finirà in uno shuffle. Abbiamo avuto una finestra di un turno mortale, qui avevamo tante, buona parte del mazzo che era interessante. Probabilmente forse lande non erano ok. Giusto shuffle. Tre danni, grazie. Morto così. Non ci voglio credere. Ma no, dai, raga, ma non ci voglio credere, cioè. Ma non ci posso credere. Questo è veramente brutto, da vedere. Sarebbe stato molto più dignitoso. Sarebbe stato molto più dignitoso morire dalla mia top deckata. Se io penso di menare. Penso di menare, ma banalmente perché ci ha messo troppo a fare cantrip. Cioè, non penso sia una cosa logica, però io, per come sono fatto io, penso di menare. Anche perché se lo lascio stappare. Cioè, tanto se ha removal, sono morto comunque, no? Io infatti non sono proprio preoccupato di niente. Vabbè, noi equipiamo sempre. Ma secondo me lui ha sbagliato. Secondo me lui ha sbagliato, non si era reso conto di aver tolto gli instant. Guarda, te la dico così. E non si era reso conto che sarebbe ritornato in delirio, altrimenti l'avrebbe fatto Poseidon e sarebbe stato tutto ok. Quindi l'essere poco rispettoso è una cosa che vedremo poi nelle puntate successive, mettiamola così. Una volta che ha cominciato a ballare, poi devi ballare fino alla fine, sennò sei solo stronzo. Sì. Allora, noi stiamo per fare Daze. E faremo probabilmente Daze slando. Quindi poi vogliamo mettere un Goif, io credo, no? Però tanto poi ci serve comunque un'altra landa. Forse non so neanche se fare Brainstorm adesso. Goif è grosso, perché sarà almeno 1, 2, 3, 4. Il nero però mi dà tutti i removal. Un'altra landa mi serve, mi potrebbe aprire Turach, con lui magari un pochino incastrato. Ma
Se non la faccio adesso, no, ma comunque ho tempo di fare questa brainstorm in realtà. Perché ho un turno morto in mezzo, tanto sono tutti drop a 2. E l'allungo di un pelo. E quel pelo non è nemmeno poco perché sono due turni, vuol dire che vedo fare le prime 5 carte del mio mazzo. Se le leave. Sì. Oltretutto lui così ha perso anche Mox. Vai ruslando, questo sembrava la cosa, sembrava il piano, soprattutto dopo aver preso nero. Questo Diz mi piace perché mi dà la possibilità di procrastinare ancora questa brainstorm. Potrebbe essere una cosa interessante. No, Emery no, dai. Un bel passo, sereno. Dai, non succede niente. Ci apriamo con un po' di calma. Questo è ancora meglio. Va bene, non faremo mai Turac, però faremo tutto il resto. Comunque Goff è un 5-6, DK è una carta ok, contro di loro. Crea ha un sacco di situazioni in cui è una buona risorsa. Spero adesso di non dover fare Daze, ma sarò costretto 100%. Forse un'altra Emery, no? Che risolvo. Pittore, va bene. Everything is blue. Questo mi manda in crisi. Questo mi manda in crisi, ma secondo me non posso lasciarglielo entrare, no? Ah, lui dopo in due carte. E deve trovare Mola e Mana. Ma no, secondo me può dirla sua, cioè. Però veramente sei ingestibile, eh? Dai una force. Force qua e eravamo messi molto bene. Vabbè, tirato una landa che già è positivo. Non abbiamo paura della race noi. Prima della fine del turno gli togliamo Painter. Ok, viene il turno di tregua. Adesso noi come tutti i bug del mondo, dentro tutti i pezzi. Ok,
Ah, forse la fa? Ci stava pensando anche prima. Va bene. Non so onestamente se vorrei davvero tradare dei danni con Delvere. Cioè, capisco che non ho. Non ho il rosso, ma. Io purtroppo non posso bastarlo perché se lui mi fa saga la partita è finita per davvero. Sarebbe stato un pelo più carino flippare Delver perché avrei fatto 5 danni, cominciavo a recuperare un po' di race. La tua altra counter. Ah no? Olè. Già vincere la prima potrebbe essere un colpo grosso al drago rosso dopo la sua partenza, poi. Sono ancora pronti a morire. Morti. Parlato troppo presto. Va bene, questo ci interessa poco, siamo stati bravi, pazienti, abbiamo salvato la nostra vasta. Ora una brainstorm, ma basta. Oltretutto non possiamo neanche far Turac. Si mangia petalo per farmi forza su sta roba. Va bene. Che giochessa. Prenderli è pericoloso, comunque. Cioè, se il giro dopo ti pianto un removal lì sopra, io snuff out me lo devi fare nel mazzo, no? Penso sia legittimo. Oddio, questa. Delver, è il momento di flipparsi. Ok. E dov'è quello snuff out che volevamo? Ah, proprio quello. Ah, che sfortuna. Forse non puoi fa. Non impazzisco, eh. Non impazzisco. Cioè, forse il terzo Metallic Rebuke. Sembra abbia fatti 1000, me ne ha fatto uno solo.
Bravi tutti. Allora, collect roof che sembra una carta. Idem con questo. Misstep non troppo belle, vero? Non prendono tutta sta roba. Forse vogliamo le Surgical, una Surgical che balla. Lui è Emry, le si può togliere qualcosa di interessante prima che lo faccia. Se un paio di Dezzi possiamo sempre levare quello. Chiaramente. Possiamo togliere un paio di misstep, dai. Facciamo finta che così il mazzo sia ok. Si possono anche sostituire le misstep con due Toxes, dai. Che magari andiamo a prendere qualche giocata dal turno successivo, ci portiamo un po' avanti. Possiamo anche togliere il counter turno 1, poi fa collect roof turno 2. L'idea era quella, però manca il mana. Fa sta male. Però tutti e due mi alleghiamo. Sapete cosa vi dico? Se tiro una landa nera, mano ok. Ho una force. Da qualche parte andremo, no? Io credo che lui non abbia troppe giocate da fare. O perlomeno niente di esplosivo, questo Daze può dirci la sua. Ci portiamo avanti di un mana, non buttiamo la vasta che potrebbe fare saga adesso, perché questa sede del sinodo poteva anche essere un tipo let me introduce a big friend of mine, Urza Saga. Ok, va bene. È una giocata molto solida da parte sua, no? Metto un target che puoi vastare, non faccio partenza a strappo, se tu slandi io poi ti pianto saga e... Tosta questa. Emry poi ce l'ha, eh? Ve lo dico io che ce l'ha. Possiamo pescare in realtà. Più lunga possibile. Ok, uno di questi può saltare secondo me esattamente come questo. Ma noi abbiamo un Urkile che gira, che può dire la sua. Non ci ho pensato. Forse si poteva anche forzare, ma andava tenuto Daze, banalmente. Mi ha spaccato mentalmente con la seconda saga. Oddio, non ha la landa. Oddio, non ha la landa. Siamo stati graziati. Siamo stati graziati. Io gli tolgo questa. No? Lui prende un Mox che io gli spacco. Metto un golf e finito. Lui forse o forse. Andate. No, piano così. Ok, io
vediamo cosa prende. Mox, chiaro. Va bene. Rompe il petalo per fare Emery, per fare canonista. Per me è assolutamente ok. Via quello. Beh, allora dentro questo, dai. Lui deve fare force. Avrei potuto cominciare con questo, in effetti. Poteva essere un punto, tanto prima o poi lo voglio fare. Così potevo forzare back, mettevo drago, una cagata qua. Sono stato premiato. Magari lo avrebbe fatto forse lì. No, in realtà ci stava perché volevo fare pezzo, non volevo aspettare ancora un turno. Lo faccio ora. Poteva avere il suo senso. Sta, mettiamo che ci fa fare fonda la mano. Se abbiamo doppio counter, e ora pezzo qualsiasi. Siamo molto molto avanti, anche perché noi abbiamo tre permanenti. Qua possiamo stoppare e vedere che cosa ci regala il destino. Organizzarci di conseguenza. Anche questo niente male. Non capisco perché metterla, probabilmente, vabbè, a parte che in realtà ci sta, perché se sta andando avanti la partita e hai solo la combinazione di quella più una tomba antica, forse vuoi salvare il blu, boh. Sì, aggiungiamo anche gratis. Ma ho sbagliato su quello snuff out, però lì. Però non sarei riuscito a togliere canonista. Quindi in the end forse sono più contento di aver tradato il mio Murktide per una canonista. Manca un cantrip, eh? Potrebbe stare, che è un drago che non posso fare, però almeno è lì, sappiamo che c'è, una presenza forte su di noi. Dai, fai una spell, ti prego. Drago piccolino, eh. Vabbè, poi sono stato anche stronzo, l'ho fatto ancora più piccolo. Sedici. Pareggiato tutto. Zitti tutti, dai. Andata bene. L'anda ce la teniamo.
Va bene. Ai ponderelli. Prendiamo forse un numero 50. Sette. Ora sette dopo. Sì, e adesso? Ok. 3-0 abbastanza facile, eh? Senza troppi problemi. Sarei molto contento di sapere che si possono giocare anche versioni diverse da WR di Delver, onestamente. Mi farebbe sentire un po' più libero di inventare. La semi-step ci dà questa possibilità di aprire tutte le combinazioni come una volta. Ben venga. Non mi sembra così rotto. Mi sembra neanche che sia così giocata in realtà. Cioè, se devo dirvi la verità, da quando è uscita non mi sono ancora preso una misstep contro. Che da un lato mi fa pensare che forse sono io l'unico cretino, dall'altro sono anche contento perché è un po' come con gli Stifo, no? Brutta la partita in cui tutti li hanno. Bello quando li ha solo uno. Carte un po' così. Noi non dovremmo soffrirla particolarmente con questo mazzo. Ci prende proprio poco. Mi sto addormentando. Dai, qualcuno che vuole giocare. Franco. Frang. Ma proprio tu. Franco non si può battere con una mano normale. Cosa vuole fare questo? Va bene, dai. Giusto un altro shuffle. Ma io non glielo faccio, tanto lui così pensa 100% che sto giocando Canadian. Invece lo sta giocando lui. Questo non so se può entrare onestamente. Facciamo anche un brainstorming intanto che ci siamo. Non so se tenere la terza terra. È un po' aggressivo shufflarla via, eh. Però ci può stare. Perché non voglio pescare un'altra landa poi. Però in realtà mi serve almeno una.
Perché così riesco a fare doppio nero e poi il verde. Avessi il baio, ci avrei potuto ragionare, ma così mi tocca. Surprise. Forse, come averla forzata. Fa niente. E noi così un po' old school, Tarmo G. Let's go, Tarmo G. Devo capire quando fare sta misstep. Niente di preoccupante. Va bene. Finché non c'è una vasta in mezzo va tutto bene. Più Goif che Turac. Sia Goif che Turac. Un golf un po' buttato, eh. Però se non metto qualcosa questo turno lo vado a perdere. Proprio mai. L'esperienza del mago Franco ci batterà. Speravo in un minsk e bo, quello sarebbe stato battibile, questo un po' meno. Giacomo. Madonna, pure le line binding. Land address down, niente di incredibile. Ah, ma ho sbagliato tutto, qua avrei dovuto fare solo Goif, passare. Partita molto difficile da vincere. E che ora è chiaro che lui fa brainstorm, cerca spiga, non avremmo dovuto fare misstep. Dopo impostazione totalmente sbagliata la partita.
Spero che mi faccia ending, così almeno non mi sento troppo in colpa. Invece così mi sento molto in colpa. Allora, No Days, due Thurash, due Surgical per gli Urlo, Vie Push, dentro un paio di Toxes. Dovremmo essere ok, no? Cioè ci sono anche queste da mettere in realtà. Che boh, immagino che li giochi, poi contro bug non ti fai proprio problemi nemmeno per errore. E senza Bayou è mortale da fare. Ok, brainstorm slando, non così male ma nemmeno così bene. Vogliamo di più, vogliamo molto di più. Ok. Chi si può pensare di giocare a Winter Orb, se giochiamo davvero ADK? Potremmo anche piantargli Thurash subito nella faccia, non lo toglie facile. Abbiamo fatto un pezzo e andiamo avanti con la nostra vita, dai. Poi tanto uno scarto, una cagata a caso, dovremmo portarla da qualche parte, sta partita. Cioè ci stanno, peschiamo Landa, facciamo Ponder, troviamo Thurash, qualcosa si gonfia. Carpet va bene. Vedo che anche Franco comunque sta sviluppando un fetish per tutte le carte brutte, raro. Qui abbiamo sbagliato a prendere i colori di carpet. Vuole prendere il verde. Questo va tolto dalle palle perché fa troppo gioco. Rosso, verde, blu, Power Ranger. Rosso. Certo. E quello magari lo facciamo dopo, dai. Proviamo a togliergli qualcosa di interessante dalla mano, gonfiare lui. Endurance. Teresh è un'altra carta molto forte che può pensare di fare questo turno. No, solo se trovo una fetch diventa figa. Però poi va a rischiare. Forse io tolgo. Endurance non è così male da togliere, no? Mi tengo Binding, potrebbe essere problematico, però in realtà se punto a vincere con quello non mi interessa più di tanto.
il giro dopo posso fare Goif, che però rischia di diventare piccolo, perché lui potrebbe fare, però non ha il doppio verde, quindi potrei anche pensare di fare qualcosa sneaky sneaky. Potrei anche togliere iteration, boh, non lo so, posso toglierne un sacco. So che io vorrei mettere della pressione perché questo mi mangia la vita. Quindi dai, questo. Così poi posso fare landa. Lui fa spiga, io mi step. Forse ci sta anche di forzare, no? Gli dico, se non ha trovato l'anda qua, qualcosa possiamo inventarci. Mascherina. E qui purtroppo abbiamo perso molto. Per non dire tutto. Senza landa poteva essere un buon turno. Così stiamo solo morendo. Toxes, via di prismatic ending, 4-3 con l'altro 4, questo è un 4-5, a parte che è leggendario, quindi quando vuole con Caracas me lo rimbalza. Ah, abbiamo perso, dai, c'è modo. Deve scappellare lui, ma non penso che succederà. Questo è il turno di tirare una surgical, se vogliamo vincere. Mamma mia. Siamo morti così. Massacrati da Uro. No way out. Va bene, abbiamo perduto contro Franco, ci sta, assolutamente ragionevole. L'altra sera ho giocato contro Anzid, io giocavo 4-5, quindi avevo il rosso, non era stata così terrificante. Adesso Franco mi sta proprio facendo passare la voglia di giocare a questo gioco. No, penso che mi stia costando. Allora, facciamo l'ultima pescata, proprio l'ultima. E poi concediamo.
Questo cambia le cose in qualche modo? No. Va bene, raga, io me ne devo andare su questo 3-1. E basta. Ci vediamo domani. Dai. Vedrò di finire sta lega magari stasera, così domani possiamo provare qualcosa di diverso. Grazie a tutti per essere stati qua. Dai che è già giovedì. Ciao a tutti. Ciao 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 ciao.